sull'arrivo della nuova stagione, quali sono i consigli del nostro parrucchiere? Allora, i consigli che do è la massima attenzione del capello, quindi bisogna già iniziare a lavorare con la ricostruzione del capello per poterlo proteggere più possibile dai raggi del sole e dal mare. Quindi è fondamentale iniziare a usare dei prodotti che vadano a nutrire in profondità il capello con dei trattamenti specifici che vengono fatti o in un negozio dai professionisti oppure da usare qualcosa a casa. Oltre il trattamento, qual è il consiglio che diamo una volta che uno si fa il bagno in mare o in piscina? Allora, quello che consiglio assolutamente è proteggere il capello, sia la struttura, lo stelo, che la cute, perché col fatto che si lavano molto spesso i capelli la cute si aggredisce, quindi tende a far assottigliare il capello. E la cosa fondamentale è lavorare sullo stelo con dei prodotti che siano oleosi, che vadano a proteggere dai raggi del sole, questo è fondamentale. Per la stagione 2020, qual è la moda? Allora, sta andando molto. Allora, la moda sembra una cosa incredibile, ma è così, è cambiata moltissimo dal coronavirus, nel senso che la clientela si è abituata moltissimo all'effetto naturale del capello, quindi la ricerca della cliente è la naturalezza sia nei colori sia nella piega, quindi si sta lavorando moltissimo con la piega naturale. Il consiglio che do io è di fare una piega naturale, di lavorare con i capelli morbidi o asciugati con diffusore d'aria o asciugati col sole stesso, però mettendo i prodotti che possono togliere l'effetto crespo del capello. Mentre per il taglio qual è il taglio? No, i tagli vanno moltissimo le linee morbide sui capelli lunghi, oppure le medie lunghezze nette con delle frange molto molto morbide.